Buona giornata da Leonor. Primo video per quanto riguarda le negatività che hanno colpito il signor Bilancia quando era in vita e quando è successo tutto ciò che è successo. Allora, io vi posso dire che le negatività che lo hanno colpito sono soprattutto dal mondo che frequentava lui, e quindi mondo delle bische clandestine, il fumo, il gioco d'azzardo soprattutto e il fumo insieme sono molto molto facili come luoghi per prendersi una possessione, cioè quella che ha avuto lui. Io vi dico, questa è una valutazione logicamente su di una situazione che è avvenuta 25 anni fa, ma che appunto adesso la persona non è nel mondo fisico, quindi dobbiamo valutare anche questa cosa. Allora, riassunto, le negatività che lo hanno colpito sono malocchio, quindi qualcuno lo invidiava sicuramente per la vita che passava, la ricchezza che aveva. Non se la passava bene però perché era comunque lontano, isolato nella società. Questo me l'ha detto in tante sedute che ho già fatto con lui a camere spente, poi logicamente ne faremo per il pubblico perché appunto sappiano quello che sta passando nel mondo astrale. Poi problemi a livello del primo chakra. In questo caso, appunto, sappiamo a livello sessuale le devianze a cui era, insomma, arrivato ad avere a causa appunto di un piccolo problema che ha sempre avuto, ecco, dalla nascita. Poi vediamo che alla fine poi c'è la chiusura. E di quello che ha passato poi logicamente in carcere, tristezza, povertà, mancanza di soldi, cosa che anche questa mi è già stata detto più volte in tante stesure tra me e lui, è la cosa che più gli è mancata sono i soldi e la vita materiale terrena qua. Proprio c'è una chiusura, c'è stata su di lui. E queste negatività hanno pesato in modo molto molto forte su di lui e questo appunto si è riverberato in ciò che ha fatto nella sua vita. Questa è una brevissima lettura delle negatività, logicamente seguiranno tantissime altre stesure di altro tipo, approfondiremo le negatività e quant'altro, quello che aveva in testa, quello che ha vissuto quei giorni. Lo analizzeremo e tutto il resto e anche tante letture medianiche, perché questa è una valutazione di negatività. E niente, io vi auguro una buona giornata e quindi la cosa principale che ha causato quello che ha fatto è stata la possessione voluta a causa appunto della vita che ha condotto, dei luoghi che ha frequentato e appunto con questi vizi è molto molto probabile prendere queste tipologie di possessioni. I prossimi giorni analizzeremo anche il demone a che legione apparteneva, così avremo anche più informazioni. Io vi auguro buona giornata e proseguo con i consulti.